Sindaco, una volta la politica faceva questo tipo di discorso: elezioni politiche contro risultato, diciamo, contrario a chi amministra un ente di solito ne prendeva atto e magari si dimetteva anche. Adesso, nonostante i numeri che siano avversi all'attuale amministrazione, che è di sinistra, sembra come se nulla fosse successo, addirittura non venite considerati neanche nell'assemblea della città metropolitana. Questo è un dato che ci deve fare riflettere, deve farci riflettere anche per quelli che sono stati i risultati delle ultime elezioni politiche, con un Movimento 5 Stelle che ha avuto un successo impressionante a livello in città di Reggio Calabria, siamo riusciti a resistere soltanto nell'area tirrenica, e grazie anche al lavoro di due candidati che hanno lavorato sul territorio e hanno espresso quelle che sono le nostre idee. Ovviamente una bocciatura a 360 gradi, e questo probabilmente è dovuto anche a quello che è la Regione Calabria, a quello che è la città metropolitana, e dico anche probabilmente anche alla città di Reggio Calabria. Perché se è vero come è vero che la città metropolitana tra i cittadini non è percepita come ente, probabilmente dobbiamo mandarci perché. Se nella provincia di Reggio, ex provincia dico io perché parlo città regionale, ma quella che è la provincia, nei comuni limitrofi alla città di Reggio Calabria, i cittadini si rivolgono a noi domandandoci il perché non si interviene su alcune problematiche importanti, quale può essere la viabilità, che è diventato ormai un problema di sicurezza e di ordine pubblico e di pubblica incolumità. I cittadini si rivolgono a noi perché sono ormai frustrati e non sanno a chi rivolgersi per avere delle risposte. Quasi quasi rimpiangiamo quella che era la provincia. L'ente città metropolitana, che deve essere l'ultima, una delle opportunità più importanti per il nostro territorio, per rilanciare il territorio, considerato anche la possibilità di attingere a finanziamenti direttamente con il governo centrale, addirittura con l'Europa, ci lascia molto perplessi. Probabilmente c'è una governance che in questo momento sta facendo acqua da tutte le parti. Quindi ritengo che sia importante da parte loro un momento di riflessione e di rilancio dell'attività. Noi non siamo contro la città metropolitana, noi vogliamo che la città metropolitana dia delle risposte ai cittadini. Non è possibile un aeroporto dello Stretto che sta chiudendo e nessuno dica niente, la viabilità che non esiste, l'autostrada, la Sello-Reggio Calabria, cui sono stati investiti tanti soldi, vediamo che si ricomincia con i doppi sensi, che si ricomincia con la manutenzione. Dobbiamo gridare forte, forte, forte il nostro dissenso e le nostre difficoltà. Una provincia di Reggio Calabria in cui il 60% degli esercenti stanno chiudendo è un grido d'allarme notevole, perché vuol dire che la disoccupazione aumenta, le difficoltà aumentano, la povertà aumenta anche. Noi non possiamo guardare in pace senza reagire a questo soltanto facendo proclami o andando a fare delle inaugurazioni di strutture o di altre che probabilmente non danno risposte ai cittadini. Per cui è importante, noi siamo pronti e disponibili a collaborare, a rilanciare questa azione amministrativa, ma dobbiamo dare delle risposte. Non posso sentirmi dire da chi governa le città metropolitane non ci sono risorse per tappare le buche, non per rifare le strade, ma per tappare le buche lo vuol dire che siamo all'acqua, ormai siamo agli estremi e dobbiamo capire come reagire.